causa del disagio, della sofferenza, a volte proprio dell'angoscia di molte persone, soprattutto una difficoltà a relazionarsi, specialmente quando si trovano in gruppo. Cioè una difficoltà ad aprirsi agli altri, una difficoltà di rapporto interpersonale. Come vedete alle mie spalle, da questo schema, una difficoltà di rapporto interpersonale che molto spesso dipende da una paura, dalla paura del giudizio, soprattutto dalla paura di un giudizio negativo su di sé, cioè dalla paura di essere giudicati negativamente, di essere quindi rifiutati. Perché questa paura? Da dove nasce tutta questa paura? Insicurezza. Bene. Le cause possono essere tante, come essere cresciuti con una figura poco affettuosa, oppure essere cresciuti in un ambiente familiare iperprotettivo, tali da essere abituati ad aspettare l'approvazione materna per esporci, oppure essere stati ipercriticati per un minimo errore o un minimo difetto. E c'è naturale che abbia determinato un danno sulla propria autostima, una perdita di fiducia nelle proprie capacità. Capacità e qualità che magari abbiamo ma che non ci riconosciamo. Oppure avere un genitore altrettanto timido come noi. Dunque, oltre ad una predisposizione genetica, noi siamo stati abituati a rapportarci con maggiore imbarazzo e timidezza davanti agli altri. Esperienza altrettanto decisiva è la scuola. Quindi, quali rapporti abbiamo avuto con i compagni? O quali rapporti abbiamo avuto con gli insegnanti? La difficoltà a relazionarsi nasce così sempre da esperienze passate negative. Cioè, le esperienze passate di non accettazione, dal fatto cioè che magari le idee, i pensieri, i comportamenti, i valori, anche i modi di essere, le tendenze proprio comportamentali di ciascuno, sono stati troppo spesso non accettati, anzi giudicati negativamente da chi? Soprattutto dalle persone importanti per questa persona, cioè persone significative. Tanto che si è finito con l'introiettare questo stesso atteggiamento, cioè loro stessi riescono a non accettarsi, non approvarsi, non amarsi. E quindi poi hanno la sensazione che ciò che sono costituisce una persona da non accettare, che non può essere accettabile, che non ha valore, e quindi una persona da nascondere agli altri. Diventano così inibiti, o se proprio dove devono relazionarsi, artificiali, falsi, perché si devono nascondere, tendono a nascondersi. E vi faccio vedere, per spiegare di meglio queste dinamiche psicologiche, una diapositiva. Vuoi accendere, per favore? Ci sono alcune persone come a causa di relazioni sbagliate, cioè come dicevo prima, non accettanti nell'infanzia, con persone importanti, significative, specialmente nell'infanzia o anche nell'adolescenza, più o meno inconsciamente si creano questa condizione su di sé. Gli altri non accettano, non rispettano il mio vero sé, per cui io non sono degno di rispetto e di affetto. Questa condizione determina di conseguenza un atteggiamento e un comportamento negativo, poi verso se stesso che verso gli altri, come quando si deve rapportare ad altri in gruppo. Qual è questo comportamento? Io non mi accetto, non mi rispetto, non mi amo, e quindi esprimo a livello comportamentale, per esempio nel relazionarsi agli altri, questa è un'accettazione, un rispetto per sé, un amore per sé, attraverso un guscio di comportamenti tramite il quale guscio entra in rapporto con gli altri. Il guscio è fatto di comportamenti falsi, artificiali, per esempio un eccessivo conformismo per avere l'approvazione, accondiscendenza, l'eccessivo adattamento agli altri,
o un comportamento che esprime insicurezza, no? Quel sorrisetto insicuro, o a volte anche aggressività, anche depressione, a lungo andare anche disturbi psicosomatici, no? Perché queste insoddisfazioni dentro si scaricano in disagio. Comunque un comportamento più o meno falso, artificiale, che non corrisponde al vero sé, cioè non riesce ad essere se stesso. Questo è. Per cui che succede? Gli altri ancora di più non lo rispettano, non lo considerano, non lo stimano, vedendolo così baciato, insicuro, insicuro di se stesso. Non lo studia ancora di più, si rapporta alla critica, eccessivamente critica e giudicante, e non è se stesso, non riesce ad essere autentico, lui stesso non rispetta se stesso, e quindi chiaramente non, gli altri non lo rispettano. E allora si determina un circolo vizioso, quello che avete visto nello schema, un circolo vizioso che si autoalimenta, cioè più passa il tempo, più aumenta questa convinzione e questi comportamenti di insicurezza, fino a che la persona si chiude in un guscio di comportamenti a scopo difensivo, quasi per difendersi. Un guscio sempre più spesso, sempre più massiccio, che a lungo andare lui finisce per identificare con se stesso. Cioè, pensa di essere così, magari vuoto, senza lavoro, inibito, e basta, non sa, tutto, perde la coscienza di questo meccanismo, dimenticandosi di chi è dentro quel guscio, cioè del suo valore reale, si determina perciò un senso di incongruenza, cioè incoerenza tra ciò che lui è dentro, il vero sé, con le sue idee, i suoi sentimenti, le sue esigenze, i suoi principi, anche i suoi valori, i suoi talenti, per esempio, le cose che riesce a fare, le sue risorse, le sue capacità reali, che però lui non vede più. E ciò che fa, cioè come si comporta, c'è un'incoerenza, il guscio. Ora, questa incoerenza, incongruenza è la causa di questo disagio, che provoca l'insoddisfazione di fondo, perché questa persona, no, sente di dentro, in fondo, di avere delle idee, dei pensieri, dei valori, delle capacità, e non riesce a esprimerli, no? E quindi un'insoddisfazione di fondo, un'ansia, un'angoscia, proprio, a volte proprio una depressione, comunque un senso di solitudine interiore, sai, è accomodato. Un senso di fondo di solitudine interiore, perché non, con questa inibizione eccessiva non riesce a relazionarsi agli altri, a contattare gli altri, si chiude, come chiuso in un guscio, in una gabbia. Ora che fa? Ogni tanto ci prova a venire fuori da questo guscio, perché non sta bene, non è, no? Cioè ci prova ad essere più se stesso, quando si relaziona agli altri, ma è proprio nel momento in cui abbandona un po' del suo guscio difensivo che ha più paura, aumenta la paura. La paura legata a questa paura, vedete, la paura del giudizio, la paura di essere rifiutato. Perché in quel momento la sensazione che chiunque giungesse a conoscerlo come realmente lui è, dentro quel guscio, non potrebbe avere per lui né rispetto né affetto, insomma ha paura di essere rifiutato, per cui si chiude a non star bene, dalla risata, eccetera. Ora, questo senso di solitudine, a un certo punto della vita, rasenta il dolore, proprio una sofferenza che diventa molto forte, chiaramente, non si rapporta agli altri. Quando passano gli anni, la persona a un certo punto si rende conto che il significato della vita non può essere solo il rapporto del suo guscio falso col mondo esterno, della maschera, della sua facciata col mondo esterno, che non sta vivendo realmente. Allora, quando si rende conto di questo, comincia, no, a entrare nella,
si crea un'inquietudine interiore, no? Che sostituisce la rassegnazione.